A tutti, bentornati al nostro Festival delle Medical Humanities. La giornata di oggi è dedicata ai percorsi della salute. Nello specifico, questo incontro è dedicato all'iconografo Elena Franco, ideatrice del progetto fotografico Ospitalia. Elena, Paolo, ha ancora senso parlare di valore sociale della ritrattistica? Oppure parliamo di valore storico e culturale del patrimonio. Allora, Grazie. buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Assolutamente sì, ha senso parlare del valore sociale dei ritratti dei benefattori, in quanto sono un esempio importante dell'utilità, dell'impegno civico e anche dell'utilità del dono, che quanto mai in questo momento penso sia importante, visto, insomma, la situazione di contesto in cui ci troviamo a vivere in questo momento e sul fatto che è necessario assolutamente impegnarci con vari gradi di responsabilità in questo percorso di cura della nostra comunità. Quindi, proprio per questo motivo, i ritratti dei benefattori che hanno da sempre testimoniato non tanto l'importanza, non hanno mai messo tanto l'accento sulla persona che donava, ma quanto veramente sull'atto del dono, se non erano autoreferenziali, ma se vogliamo, avevano un senso perché testimonianza di impegno sociale. Su questo io lascerei la parola a Paolo Galimberti perché naturalmente Cagranda ha una storia, insomma, secolare, invece poi dopo mi riservo un po' di tempo per raccontare quello che anche Alessandria, anche l'ospedale di Alessandria ha nel suo patrimonio. Certo, beh, mi collego, sì, come negare il valore sociale e civico di questa tradizione? Si potrebbe parlarne per molte ore, ma chiaramente ve lo risparmio. Quello che è interessante sottolineare come già al momento della fondazione da parte di Francesco Sforza viene dichiarato che l'ospedale maggiore è fondato cum mediolanense populo, per cui non è solo l'autorità pubblica che ci mette, ma è tutta la cittadinanza che è coinvolta. Che è coinvolta a vario titolo, poi ancora oggi vediamo insomma, gli amministratori, i professionisti, i pazienti, i 6.000 neonati che nascono ogni anno alla clinica Mangiagalli, cioè c'è davvero tutta la città da secoli legata al proprio ospedale. Il problema da sempre è quello di una raccolta fondi efficace, e direi un problema secolare, c'è un simpatico articolo di Pio Pecchiai che si intitola L'epilessia finanziaria dell'ospedale attraverso i secoli. Perché l'assistenza fin dall'età medievale è gratuita per i bisognosi ed è uno dei vanti della città. Don Besin della Riva già nel XIII secolo dice che chiunque sia bisognoso e si rivolge all'ospedale viene accolto nella maniera migliore possibile, non in una maniera qualsivoglia, insomma non è solo ti faccio un'elemosina, vai così. Per cui per erogare un'assistenza di alto livello c'è bisogno di avere dei fondi consistenti. Per stimolare la generosità dei milanesi, a partire dal 1602, quello che penso in pubblicità si chiama il testimonial, l'ospedale inventa un sistema per gratificare il benefattore e invogliare altri a seguirne l'esempio. Commissiona quattro ritratti di benefattori celebri, di fatto sono quattro arcivescovi, il Cusani, Grassi, il Visconti e Carlo Borromeo, a quella data non ancora canonizzato, attenzione, cioè è già vanto per l'ospedale perché aveva fatto testamento durante la pestilenza del 1576 e molti milanesi avevano seguito l'esempio di un cardinale così illustre e così famoso. La cosa piace molto, c'è un'ordinazione capitolare di fine 600 che dice, visto il successo che abbiamo facendo ritratti, continuiamo su questa strada. La strada continua, inizialmente poi è un po' discrezionale la commissione del ritratto. Decidere chi è più importante, chi è più significativo degli altri. Evidentemente nel 600 nel 700 è rappresentata tutta la nobiltà, il patriziato, insomma le grandi famiglie cittadine. E nei primi dell'800 si decide anche una tariffa, se uno fa una beneficenza superiore alla 40.000 lire milanesi ha diritto a un ritratto a mezza figura, più di 80.000 figura intera.
diciamo, diventa anche visibile l'entità della beneficenza. E la cosa continua, continua fino ad oggi e la cosa veramente bella è che abbiamo dei ritratti eseguiti già nel 2020 e stiamo partendo con la commissione di altri ritratti. Siamo arrivati ad averne adesso 925, relativi a un numero leggermente inferiore di benefattori perché in qualche caso ci sono più versioni dello stesso personaggio, magari una dire, versione non piaciuta, una seconda esecuzione da parte dell'artista che entra davvero un po' anche nelle modalità curiose delle vicende artistiche. E questo meccanismo funziona, cioè il essere gratificati, il fatto che la generosità diventa un motivo di vanto, diventa un motivo di affermazione sociale, diventa uno status symbol in qualche maniera, tutto sommato le famiglie importanti a Milano, il palco alla Scala, la tomba, il cimitero monumentale e un ritratto nella galleria dell'ospedale. Allora questa enorme raccolta, una tradizione che viene ripresa da tutti gli enti assistenziali lombardi e oltre, ecco, poi sono Novara e Lombardia, Alessandria e Lombardia per antiche tradizioni, evidentemente in altre realtà con dimensioni più contenute, Milano e Gran Milano, ahimè, le dimensioni stesse della città, le relazioni internazionali, le industrie e quant'altro fanno sì che il numero di benefattori rappresentati sia maggiore e che gli artisti che compaiono sia magari più il numero, il nome sia più noto, più conosciuto. Dicevo, è interessante perché diciamo, cioè non abbiamo capolavori, ci piace dircelo, abbiamo degli artisti molto importanti, abbiamo delle opere di alto livello, capolavori uno li va a ammirare al Museo di Brera o alla Pinacoteca Ambrosiana. Ma è la collezione di per suo che è affascinante, è la testimonianza di 400 anni di storia dell'arte, tanto per cominciare, dove ci sono dei vertici, ci sono anche delle opere francamente modeste, ma che rispondevano al gusto di un certo periodo. Dico sempre, abbiamo Hayez, abbiamo Segantini, abbiamo Pitocchetto, ma abbiamo anche 18 opere realizzate da Giuseppe Palampi, che adesso è poco noto, ma era molto di moda negli anni 20 del Novecento, o da Augusto Colombo, che è un piacevolissimo ritrattista, molto affermato, che lui con una scuola, tra l'altro, di allievi, ma adesso non così noto nei libri di storia dell'arte. Per cui c'è una panoramica del gusto artistico e c'è una rilevanza della raccolta data dall'essere opere realizzate su commissione. C'è una scelta dell'artista, c'è un pagamento all'artista, non c'è la firma Giacomo Ceruti, c'è un pagamento al Pitocchetto, perché siamo sicuri che certi dipinti siano stati eseguiti da quel pittore e consegnati a quella data precisa. Questo fa sì che alcuni diventino anche delle pietre di paragone, se ci sono dei dubbi attributivi uno può confrontarli con un'opera sicura per data, localizzazione e esecuzione. E ci sono tutte le vicende curiose relative all'esecuzione del ritratto. Abbiamo, soprattutto dalla metà dell'Ottocento, magari le fotografie impiegate come modello per avere un volto somigliante, per avere un abbigliamento congruo con l'epoca. Nei secoli precedenti, evidentemente, l'artista si rifaceva a precedenti ritratti o a descrizioni tipo identikit, non so come abbiano fatto, ma si entra un po' in qualche maniera nell'atelier. Dicevo, ci sono anche casi di opere rifiutate perché non ritenute sufficientemente, dire, rappresentative o somiglianti o che altro. In qualche caso, i soldi possono andare o con una eredità per cui ha benefattore scomparso o con una donazione in vita. In qualche caso, il benefattore esprime una volontà di scegliere un pittore e molte volte sceglie quello che è di moda, ma poi non è così rilevante. Magari invece il ritratto eseguito da Campigli o da famosi pittori attuali non piace al momento, è troppo moderno, è troppo distante dal gusto comune. Per cui anche lì diverse versioni, bozzetti, ritratti, carteggi con l'artista, Segantini, che garbatamente fa capire che le sue quotazioni sono 10 volte tanto quello che l'ospedale lo paga per eseguire il ritratto, ma lo fa come forma di beneficenza, allora l'artista affermato fa a sua volta una beneficenza all'ospedale, il giovane emergente è onorato di apparire in una totale raccolta di mostri sacri della pittura. C'è questo primo filone, che è quello della storia dell'arte, che è il più immediato e tutto sommato anche quello che offre ancora delle grosse sorprese
a livello di studi e di ricerche. Anche qui la fortuna di avere un archivio ci permette di conoscere meglio le vicende del dipinto. Un altro motivo di interesse è quello dei personaggi che sono raffigurati, è una panoramica della società milanese, dell'alta società, perché il ritratto scatta oltre un certo importo, non tutti sono in grado di lasciare adesso. C'è tra l'altro una tariffa che ha eliminato la differenza tra mezza figura e figura intera. Con 250.000 euro uno si porta a casa già il ritratto a figura intera, per cui la tariffa fletta, approfittatene, non so ancora per quanto tempo andrà avanti. Praticamente è l'alta società, ho detto, nel 6 e nel 700 abbiamo la nobiltà, il patriziato, nell'8 e nel 900 abbiamo gli imprenditori, i professionisti, gli industriali, abbiamo anche qui le famiglie che emergono. Dico sempre per ridere, c'è tutta Milano da bere, perché abbiamo Campari, Ramazzotti, Branca, insomma le distillerie di Zonda, tutto quello che è davvero anche l'aperitivo alla milanese, attestato da grandi industriali, ma abbiamo Pirelli, abbiamo Romeo della Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, e gli avvocati, e i notai, sì, abbiamo uno spaccato sociale interessante, rilevante, abbiamo anche persone normali o qualunque, modesto, che vendeva limoni fuori dall'università e che alla fine ha accumulato un tesoretto che ha voluto lasciare all'ospedale. Quindi non c'è solo il grande capitano d'industria, ma c'è anche la gente normale. E in questo c'è anche tutto un gioco di modalità di autorappresentarsi e di rappresentazione. Abbiamo molti medici raramente vestiti da medico, gli avvocati hanno quasi sempre la toga, gli ingegneri hanno il tecnigrafo, anche qui è da capire quanto è l'artista che ha dei modelli sotto mano, quanto il benefattore che si vuole appaia in una forma smagliante. Davide Campari col frac nel foyer della Scala, perché quindi, è appassionato d'arte, la famiglia ci tiene che appaiano, come dire, col suo ruolo sociale, è davvero uno status symbol, comparire nella galleria dei ritratti di benefattori. Anche qui con delle interessanti, come dire, punti di snodo della storia, fino a una certa data quello che è rilevante è l'albero genealogico di Stemmi, la prosopopea. Dopo a noi piace il self-made man e ci sono personaggi come il Fantelli che fa i soldi arrotolandosi le maniche vendendo il vino al ticinese, faceva il bottegaio, vendeva vino. E che in una prima versione del ritratto viene raffigurato così, in cantina, con la fiasca di vino, le maniche arrotolate in camicia, una grossa catena d'oro, l'orecchino e un grosso anello. Cosa che non piace per niente nel 1876, perché a quella data piaceva invece la famiglia importante, quindi era un aspetto di rispettabilità borghese che viene subito recuperato con una seconda versione del ritratto, che appunto lo ambienta non più nella sua cantina, ma con un elegante completo e uno sfondo sfumato. Pochi decenni dopo invece si afferma quasi il contrario, dove viene passato per self-made man, gente che aveva magari già una famiglia solida alle spalle, ma che si tramanda abbia fatto fortuna e successo delle sue capacità imprenditoriali. Poi c'è tutto questo filone interessante della società e come la società vuole apparire al meglio delle sue possibilità. Altro esempio molto interessante, soprattutto nel Samo Salomon Adler, ma frequentemente i pittori non sono, direi, l'arte toscana o romana di quel periodo. Però c'è una grandissima attenzione al realismo delle fisionomie, ma soprattutto dei tessuti, degli abiti, che sono resi in maniera riconoscibile, il tipo di velluto, di pizzo, di qualità del materiale. Mi facevano notare, questo mi piace, lo ripeto frequentemente, che mi ha colpito come cosa. Frequentemente il taglio dell'abito, perché c'è tutta la storia della moda in questi 400 anni di ritratto, il taglio dell'abito è un po' fuori moda, non è proprio dernier cri, ma la qualità dei materiali è eccelsa, è una cosa molto milanese, diciamo, basso profilo, un understatement, però la qualità, la sostanza deve vedersi, perché esibire un broccato prezioso, una seta preziosa, denotava in una certa maniera la persona raffigurata. La ricchezza, l'importanza, la rilevanza poteva permettersi un certo tipo di abito, un certo tipo di gioiello, un certo tipo di presentazione al pubblico. Questo in breve, poi si potrebbe, come dire, parlarne a lungo, però diciamo c'è l'aspetto artistico, sociale, della moda, diverse modalità di interpretazione, anche in qualche maniera certi aspetti secondari che ci raccontano comunque, come dire, avere delle istantanee di 4 secoli.
le imposte dell'ospedale erano colorate di verde e lo stesso dei ritratti e non dalle foto in bianco e nero, piuttosto che ho fotografie usate come modello per il ritratto, ho ritratti fotografati mancati di una foto ceramica da mettere sul monumento funebre, e se ho solo quello lo fotografo e lo piazzo al cimitero. Dicevo, il Appena bello è che la tradizione continua, ecco. per entrare su questo tema fotografico e per riallacciarmi a quello che raccontavi, raccontare due cose invece sulla collezione dei ritratti di benefattori dell'ospedale di Alessandria. Innanzitutto una cosa, abbiamo in comune un autore che nel nostro caso è Giuseppe Amisani, che ha fatto un unico ritratto di un giovane ufficiale che durante nel 1919 probabilmente muore, io insomma della Spagnola, i genitori fanno una donazione all'ospedale e chiedono espressamente quindi che il pittore sia Amisani, il famoso pittore dei re, insomma, che frequentava l'aristocrazia, infatti era, diciamo, il benefattore, un aristocratico. Quindi questo a testimoniare il fatto che a volte anche chi insomma, faceva il lascito, comunque faceva una donazione, magari chiedeva per suo gusto di essere ritratto, di far ritrarre un suo congiunto da il tal pittore. Quindi questa è una prima cosa che mentre parlavi mi è venuta in mente, perché il patrimonio dell'ospedale di Alessandria consta di circa 200 opere, perché c'è anche questa cosa che in ambito piemontese, spesso soprattutto nel tardo 800, oltre ai ritratti è uso fare anche i busti o i bassorilievi, come nel caso per esempio sulla fotografia, cioè sui ritratti fotografici usati come prova, come esempio per realizzare invece il ritratto pittorico. Su questa cosa, lavorando sull'insieme dei beni di Alessandria, che in questo momento sono in fase di studio, per cui stiamo riprendendo le catalogazioni che negli anni passati sono state fatte per cercare di andare a coprire con degli studi specifici delle lacune, per esempio prima dell'Ottocento, sugli autori, sui pittori che si sono occupati di ritrarre, normalmente sono i benefattori che danno avvio a un'opera pia, che vengono in qualche modo ritratti in questo, cioè dall'anno di fondazione fino, diciamo, a 700 inoltrato, un pochino questo è il trend. Dopo invece nell'Ottocento vediamo che la cosa si apre, diventa veramente consuetudine, ne abbiamo molti, e tolto il fatto di una continuità, per esempio c'è il pittore Menzi che fino da quando torna ad Alessandria dopo le sue peregrinazioni in Italia, come era uso fare, insomma, un po' Roma, un po' Firenze, le capitali, torna ad Alessandria, gli viene dato l'incarico di riordino della Pinacoteca Civica e l'incarico di occuparsi dei ritratti dell'ospedale, quindi ne fa una sequenza fino al 1888, che è l'anno della morte. Sul filo, diciamo, di questa chiusura dell'opera di Menzi per l'ospedale di Alessandria, succede un fatto curioso, che abbiamo iniziato a trovare dei ritratti che sono firmati Castellani, F. Castellani o Stabilimento Castellani. In pratica, in realtà, Castellani non era un pittore, ma è uno stabilimento fotografico che si insedia ad Alessandria, che ha una succursale a Vercelli, dove collabora con Costa, che è un pittore locale, quindi poi vedremo dopo perché, e poi apre addirittura una filiale, chiamiamola così, a Nizza in Francia. Quindi diciamo abbiamo un soggetto che è attivo nel campo del ritratto, ma che è un fotografo. Allora lì vediamo poi che su un giornale locale alessandrino si fa pubblicità per un brevetto che consente di fare dei ritratti pari al vero. E dice, ma insomma il costo è questo. Allora capiamo che sostanzialmente i ritratti che ha Alessandria sono dei ritratti fatti da uno studio fotografico che parte da una trasposizione su
su tela di fotografie ingrandite e poi lavorate, insomma, pittoricamente. Questa cosa è una curiosità, anche qui, come dicevi tu, il valore di queste collezioni non è tanto per il singolo pezzo, ma è perché è testimonianza nella compiutezza di un percorso storico, ma anche di un'evoluzione nel costume. Quindi anche il fatto di farti ritrarre nell'Ottocento, dopo che la fotografia, insomma, nasce e inizia ad affermarsi come alternativa un pochino alla pittura, in questo caso è un pochino una cosa particolare. Ne abbiamo, mi sembra, 14 o 15, quindi non stiamo parlando di uno. E un'altra cosa interessante è che Giovan Battista Mignone, che è un altro fotografo attivo un po' dopo, a cavallo tra 8 e 900, anche qui fa dei due ritratti dei benefattori dell'ospedale. Quindi questa è una cosa curiosa che sicuramente si potrà indagare ancora. Qui l'archivio in realtà delle fotografie originali non c'è, ma insomma abbiamo i ritratti elaborati da queste. Quindi nell'insieme i ritratti di circa 200 opere alessandrine sono interessanti, come dicevi tu, perché ci danno contesto anche qui del costume, perché sono una testimonianza, per esempio accompagnano quello che noi sappiamo sulla fondazione delle varie opere pie, e poi diciamo si concludono con tutta una serie di particolari sia sulla qualità degli abiti piuttosto che delle modalità di essere rappresentato, ma anche danno contesto di quello che era un po' a livello locale una situazione di offerta di mercato in termini di ritrattistica, perché come vediamo abbiamo delle curiosità legate veramente al locale. Io ti chiederei, perché ad Alessandria stiamo lavorando sul recupero di informazioni sulla messa, diciamo, sulla conoscenza di questo patrimonio, che servirà poi a fare delle riflessioni su come valorizzarlo. Quindi ti chiederei magari di raccontare un pochino come invece voi state valorizzando questo patrimonio, che è assolutamente interessante sotto tutti gli aspetti che dicevi. Marco, sì, beh, tutto parte dalla conoscenza, nel senso che anche l'aver scoperto come erano valorizzati in passato ci ha aiutato a capire meglio le fisionomie della collezione. È evidente che i ritratti sono fatti per essere esibiti, se no non funziona più quel meccanismo. Ovviamente le opere sono esposte nella sala del capitolo, nel grande salone dove si riuniva il consiglio d'amministrazione, che veniva aperto al pubblico nelle festività o in cui erano accompagnati gli ospiti di riguardo. Allora arriva Lucien Bonaparte e lo si porta a vedere i ritratti dei benefattori. Con l'età napoleonica questo spazio è fatto perdere le sue funzioni di rappresentanza e si pone il problema di dove e come esibire. Sotto il portico dell'ospedale d'arte, durante la festa del perdono, che è l'indulgenza plenaria che si luca il 25 marzo degli anni dispari, per tenersi pronti l'anno prossimo, che è il 21, in modo che la gente avesse dai più antichi ai più recenti, vicino alla cassetta dell'elemosina, perché l'indulgenza si luca confessati partecipando alla messa, ma poi mettendo soldino nella cassetta delle elemosine, una panoramica dei benefattori che l'avevano preceduto fino a quel momento. Per cui uno stimolo alla generosità, ma anche una biennale d'arte, cioè l'artista sapeva che la sua opera sarebbe andata a finire dopo quelle viste l'anno precedente. Con di fatto i rivolgimenti della guerra, i bombardamenti che hanno distrutto l'edificio della Cagranda, una serie di questioni, si è posto il problema di dove mettere questo nel frattempo cresciuto numero di opere. Ci sono in realtà già degli esperimenti museali a fine Ottocento, dove però il museo permanente non ha fascino, la gente non va a visitarlo, è quasi più il costo del custode che deve aprire la porta rispetto al vantaggio che si ha invece nella esposizione temporanea. Le riflessioni fatte nello studio, perché si è partiti dallo studio, perché queste opere cosa sono, a cosa sono legate, dove sono i suoi documenti, qual è la biografia del benefattore o dell'artista, che testimonianze ne abbiamo del passato, anche fotografie d'epoca del quadro ci mostrano l'evoluzione o il degrado o i restauri intervenuti, se sappiamo anche questi aspetti, alla fine hanno portato a valutare che la strategia più intelligente non era, come fatto nel 1941, uno spazio espositivo con 900 ritratti esposti, che dico sempre ammazzerebbero anche il più volenteroso, perché l'idea del museo oggi non è
un accumulo di oggetti, ma il fatto che quegli oggetti siano compresi è l'attività, è la spiegazione, è la didattica, è gli apparati didascalici che mi portano a comprendere qualcosa di quegli oggetti. Si è partiti dal prima vivere, bene filosofare, prima dobbiamo salvarli, per cui la creazione di depositi con un controllo del clima, con una possibilità di sicurezza dei beni, campagne fotografiche che ci documentassero lo stato, che ci permettessero anche lì di far circolare l'immagine senza movimentare l'opera, una grande attività di prestiti a mostre se l'ente richiedente è all'altezza del, abbiamo evidentemente una serie di parametri che devono essere soddisfatti, che vanno dalla reputazione dell'ente, alla qualità del progetto scientifico, al condition, al facility report degli ambienti, e via discorrendo, è lampante, insomma. E che ci ha permesso però di girare una serie di rassegne, essere conosciuti altrove, ma anche lì non è solo Segantini, è stato esposto a New York o a Tokyo, e va bene, ci fa piacere dirlo, ma anche il dipinto meno rilevante è inserito in una rassegna che ne permette lo studio, in un catalogo, con altre opere dello stesso artista, con altre opere dello stesso studioso. E questo è un aumento di conoscenze dell'opera stessa che è utile per noi, al di là della fatica di prestare qua, perché comunque richiede un grande lavoro. Quello che siamo arrivati a fare da pochissimo tempo è un piccolo spazio espositivo, con l'idea di, mentre forse se un tempo nei musei 9 opere su 10 erano esposte e una era nei depositi, noi adesso abbiamo 900 opere nei depositi e 20 esposte, quindi è un rapporto piuttosto diverso, con una piccolo corso che cerca di valorizzare in questo caso le firme più illustri, puntiamo sul nome importante del pittore, allora c'è Morbelli, c'è Longoni, c'è Segantini, c'è Carrà, c'è via discorrendo, o per antichi Hayez e Molteni, per far capire quanto può essere interessante l'opera. I depositi sono accessibili agli studiosi, ai ricercatori, all'ispettore della soprintendenza, allo studente che vuole fare una tesi o a chi ha bisogno di un confronto, di un accesso diretto. Diciamo, il deposito non è un magazzino, non è una cantina, è un libro da sfogliare, tastature scorrevoli, e che è il contraltare di studio e di ricerca che sta sotto alla possibilità di diffusione. Per fare una didascalia decente in un museo, che fatica a condensare in 100 parole tutto lo studio che c'è dietro, ma senza lo studio scriverebbe le sciocchezze. Quindi, la fase di ricerca, approfondimento viene molto, molto prima di quella di valorizzazione, che ne è il coronamento. E non finisce mai E non anche. finisce mai, dovrebbe sempre stargli molto dietro, proprio delle energie non sono mai sufficienti. Un'altra iniziativa che abbiamo fatto invece è aderire a un progetto di Google, provo a condividere lo schermo. La condivisione, non so se è apparsa una videata. Di fatto, c'è un portale che consente la visione di 770 ritratti ad altissima definizione e la proposta di alcune piccole mostre virtuali dove uno approfondisce un ritratto anziché un altro. E interrompo a gamba tesa la descrizione perché purtroppo non riusciamo a vedere lo schermo. Ahimè, È una collaborazione con il Google Cultural Institute. esatto. Ok. Che noi avevamo già una nostra campagna fotografica, tra l'altro fatta nei primi anni 2000 in maniera tradizionale, sempre con l'idea che la bella stampa, di sali d'argento, in questo caso scarta politenata perché la carta baritata costava troppo, mi durerà 200 anni come minimo. Il digitale non lo so. E poi per avendo campagne fotografiche dal 1911 e nel 35, nel 54 e nell'80, poter avere anche lo stesso formato materiale che mi permette di confrontare l'evoluzione o il peggioramento di un'opera. Allora, dicevo, questo portale di Google in realtà ci permette una visibilità mondiale di proporre queste mostre virtuali, perché ci sono degli affondi su alcune opere o alcune tematiche che speriamo vengano apprezzate dal pubblico più ampio. Diciamo, il tentativo è sempre di, potendo fornire una riproduzione, non rendere necessario lo spostamento di persona, o a quel punto giustificarlo perché uno capisce quanto gli può interessare vedere l'originale in questi periodi. Rompo, ma la Misani,